La lista Pesaro svolta a sostegno della candidatura sindaco di Marco Lanzi si robustisce sul sostegno di Azione. Il partito di Calenda, tradizionalmente sciolto da poli ideologici, sposa il civismo della candidatura di Lanzi portando i suoi temi elettorali attraverso due candidati al Consiglio Comunale, il segretario cittadino di Azione Pesaro Giovanni Amati e l'avvocato Elena Fabbri, esperta di tutela del terzo settore e delle tematiche di violenza di genere. Percorso elettorale presentato questa mattina nella sede di Pesaro Svolta in piazzale Matteotti. Innanzitutto bisogna partire dai motivi che ci hanno portato a non presentare una lista nostra e una candidatura nostra a sindaco. Il rispetto per i cittadini. Non avendo Azione abbastanza candidati esperti ed eccellenti in tutte le materie che servono per l'amministrazione di una città, abbiamo ritenuto che la cosa, benché magari controproducente a livello di battage pubblicitario, migliore per il nostro partito fosse quella di sostenere uno dei due candidati esistenti, uno dei due candidati principali. Perché Marco Lanzi, sicuramente per la sua carica innovativa, per il suo essere civico, per il suo essere non preda di logiche partitiche spartitorie e per essere una persona con una visione di una Pesaro nuova, una Pesaro più vicina ai quartieri e ai cittadini in tutti i sensi. Noi abbiamo in mente delle cose molto precise, definite laddove dovessimo comunque essere votati dall'elettorato pesarese. In particolare, per quanto mi riguarda, io faccio parte del terzo settore e la mia volontà è proprio quella di dare la massima importanza e visibilità a livello cittadino a tutte quelle che sono le situazioni legate al terzo settore, quindi andiamo dalle fasce deboli, disabilità, anziani, bambini e tutti i campi ad esso connessi. La mia volontà sarebbe quella di creare all'interno dell'amministrazione comunale una vera e propria task force dedicata che sia a completa disposizione non solo della cittadinanza, ma sempre in collaborazione con tutte quelle che sono le associazioni all'interno della nostra città, che sono delle energie oggi purtroppo inespresse, perché purtroppo l'amministrazione ad oggi non ha saputo cooperare, collaborare, dar voce a quelle che sono le presenze sul territorio del terzo settore. E questo lo possiamo vedere anche da alcune scelte che sono state fatte non soltanto da noi di Azione, ma anche da altri candidati che provengono proprio da quel mondo.